Ciao a tutti! Bene, oggi vi parlo del flauto. È un argomento che ci vorrebbero ore e ore per... Sarà la solita pillola che vi faccio di 7 minuti massimo. Allora, sentite, eh? Le mie mani in questo momento sono diventate un flauto. Il flauto si definisce tale per il modo di creazione del suono, che è semplicemente aria che va a picchiare contro un ostacolo e produce un suono, anche perché ci deve essere un qualcosa che amplifica questo suono. In questo caso sono le mie mani. Nel caso più normale, quando si soffia in una bottiglia in maniera tangenziale, molti di voi l'avranno fatto, si produce il suono perché comunque l'aria va in vibrazione, risuona dentro la bottiglia. E questo è il principio del flauto di Pan. Vedete? Questo, il flauto di Pan, usato ancora adesso molto in molta musica di tipo folcloristico, e si soffia, ovviamente non posso soffiarci dentro così, non succederebbe niente se non uscire la polvere, ma soffiando in questo modo la vibrazione, il suono nasce a seconda anche della lunghezza delle canne. La lunghezza delle canne è fondamentale. Il principio base dei corpi sonori è: cosa grande, suono grave; cosa piccola, suono acuto. Noi abbiamo le canne di diversa lunghezza, come nell'organo che tutti conosciamo. Canna grande, grave, lunga, suono molto basso, e canna piccola e corta, suono acuto. L'intelligenza umana ha fatto sì che a un certo punto l'uomo si chiedesse: ma perché devo passare da una canna all'altra per cambiare nota, quando posso molto semplicemente usare un tubo solo e farci dei fori all'altezza di dove arriverebbero le canne? Invece di passare da una canna all'altra, io semplicemente apro i fori. Questo è il meccanismo del flauto dolce che ho in mano, del whistle irlandese, di tanti flauti dritti anche usati nella musica popolare. Questo è, diciamo, il più nobile degli strumenti dritti, dei flauti dritti. In questo caso io non ho più bisogno di soffiare mandando l'aria che provoca, che esce dalla mia bocca, mandandola nel modo giusto per produrre il suono, e quindi esattamente con l'angolazione giusta. Qua io ho, come il tram va sui binari, come il treno va sui binari, io ho un binario, ho una fessura che mi conduce l'aria esattamente a picchiare contro questa lamella di legno, e quindi il suono nasce in questo modo. Potrei suonarla anche col naso, l'aria arriva e provoca il suono in quel modo. Questo non significa che questo strumento sia uno strumento facile. È uno strumento di difficile intonazione, bisogna essere molto bravi per suonarlo in maniera intonata. Da questo al flauto traverso il passaggio non è una questione temporale, perché comunque entrambi gli strumenti li possiamo trovare, per esempio, raffigurati nel nostro concerto angelico di Gaudenzio Ferrari di Saronno, di cui vi ho già parlato in un'altra occasione e di cui continuerò a parlare in tante altre occasioni. Possiamo vedere questo strumento raffigurato in mano agli angeli musicanti, sia nella forma dritta sia nella forma traversa. Ora, la forma traversa, prendiamo questo strumento. Questo è un flauto irlandese, ha questa piccola appendice con questi due fori che lo caratterizza. In realtà è il flauto barocco a 6 fori, è molto simile. Il suono che produce questo flauto, questo strumento, ora, se poi voi volete sentire suonare bene il flauto, allora andate a cercare, ad esempio, basta che voi digitiate Francesco Loi e lo trovate su YouTube, e
ed è un signore che suona molto molto bene il flauto, potrete godere di musica ben suonata. Ora io ovviamente faccio soltanto degli esempi e faccio uscire soltanto il suono. Per esempio questo strumento ha un suono che secondo me è anche molto soffiato, cioè c'è anche molto, molto rumore di aria. Se io lo confronto con questo, adesso attenti attenti perché c'è una piccola sorpresa, guardate che meraviglia, questo è fatto di cristallo. E ha un suono più preciso, sempre strumento a sei fori, strumento di notevole difficoltà per eseguire la musica dei compositori del 6, del 5, 6, 700, perché comunque esigeva delle posizioni per ottenere i suoni, i semitoni, cioè i tasti neri del pianoforte, posizioni particolari e non sempre agili. Per agevolare gli strumentisti, il progresso ha fatto sì che si cominciassero a inventare le chiavi. Ora, questo è uno strumento piuttosto antico, questo risale probabilmente ai primi dell'Ottocento, se non prima, ed è il primo strumento a cui viene aggiunta una chiave, qua in fondo, perché sennò la nota, il re diesis, non si poteva assolutamente fare. Difficile suonare queste note basse, poi soprattutto per uno come me. Questo, anche spostando e aprendo mezzo foro, sarebbe stato difficile. È molto molto complesso. A una chiave se ne aggiungono nel tempo altre, e questo per esempio è un flauto a sei chiavi, se non vado errato. E già queste chiavi sono chiavi molto semplici, sono delle leve che aprono dei buchi in maniera tale da poter eseguire la scala cromatica, cioè i semitoni. Non è facile per niente neanche questo, e ve ne ho dato una bellissima dimostrazione adesso. Il progresso va avanti e il signor Theobald Böhm inventa un sistema che rivoluziona completamente la tecnica del flauto. Il sistema Böhm, come vedete, abbiamo tutta una serie di non più di chiavi che aprono, ma delle chiavi che anche chiudono, occludono i fori, e tutta una serie di rimandi di leve che non solo permette una migliore intonazione dello strumento, lo strumento è calibrato in tutte le sue parti e produce una gamma sonora molto equilibrata, e poi permette delle cose molto più agili, no? Non solo. La costruzione non è immediata, il fatto che venga usato il metallo, non è immediata la costruzione del flauto metallico. Si comincia a farlo come quello che avete visto in ebano, e poi con le chiavi aggiunte, poi man mano lo strumento riesce ad utilizzare le leghe metalliche più costose che ci siano al mondo. Ci sono flauti, questo è molto semplicemente in argento, ma ci sono flauti in oro che utilizzano i grandi strumentisti come il mio amico Francesco, per esempio, in platino addirittura. Ora, lo spropositato aumento di prezzo tra un flauto di acciaio nichelato e l'aumento di prezzo non corrisponde all'aumento di suono. Non esiste che un flauto che costa 100 volte di più suoni 100 volte meglio. Dipende molto, come avete potuto sentire dalle mie miserevoli esecuzioni, dal labbro di chi suona. Ciao.